Buford, hai visto per caso Beans in... Slim, che è successo? Non toccarmi! Sono radioattificato! Infettato! Avrei un unguento che ti farebbe stare meglio. Sceriffo, dico sul serio. Ero nel canyon e ho scoperto una cosa terribile! No, fermo! Che mi hai fatto? Svanito nel nulla. No, un momento. Ascoltate. Vi spiegherò esattamente cosa è successo. Però abbiate pazienza, perché ci troviamo di fronte a un fenomeno multidimensionale che la gente incolta non può comprendere. Mettila via, Buford. Queste pietre le conosco. Mi è capitato di vederle per la prima volta 8 giorni fa. Beans mi stava raccontando di avere novità sulla scomparsa del padre, quando all'improvviso sbucò dal nulla Bad Bill e le strappò via la bisaccia. Dovevo catturare quello sciagurato e mostrargli chi indossa il distintivo in questa città. Ma fu allora che accadde le stranezze. Dovevo immaginarlo. Bad Bill si era alleato alla banda di Jenkins. Il loro nascondiglio era nei calanchi. Odura, ragazzi! Avevo... La banda di Jenkins non vive nei calanchi. Hanno un podere alla baia dello scheletro. Meglio. Non ti mischiare, sbirro. So dove si trovano le altre pietre. E tu non mi potrai fermare. Fu così che feci saltare in aria il nascondiglio della banda e recuperai la prima pietra. Una pietra identica a quella di sé. E Bad Bill ha detto che ne esistono altre di quelle pietre. Sono contento che tu mi abbia fatto una domanda così perspicace. Infatti, sono pronto a continuare il racconto di questa straordinaria storia. Non vedo l'ora! 7 giorni fa... La fragilità emotiva di Beans ci aveva fatti avvicinare. All'improvviso giunse di corsa sponso con delle notizie urgenti. Hanno visto Bad Bill! Vuole dirottare il treno dell'acqua! Andiamo! Lasciala e allontanati, Bill!
dispiacente, sceriffo. Dovevi dare Bill, retta. Buon viaggio, sceriffo! E fu così che sconfissi Bad Bill e la sua banda sul treno dell'acqua. Papà di Beans. Un attimo, sto cercando di raccontarvi la storia da cima a fondo. Non vi distraete, perché sta per arrivare il bello. 6 giorni fa... avevamo rintracciato Bad Bill alla miniera proibita, sotto i dirupi maestosi di paglia secca. Ma si è detto che la miniera è in pianura. No, mi dico ai dirupi. Vince si era iniziata a convincere che le pietre avessero a che fare con la scomparsa del papà. Improvvisamente vidi Bill entrare di corsa nella miniera. Stava tramando qualcosa. Così che uscimmo dalla miniera in quest'anno. Wow! Che le pietre non sono di origine terrestre, sono frammenti di meteorite. Oh, oh mio Dio! Cos'è un meteorite? Viene dallo spazio. Vince crede che dobbiamo trovare tutti i frammenti per far tornare suo padre. Ma è assurdo! Aspettate, ragazzi, non ho ancora finito. Buford, preparaci dei muffin di zucchine. Ho molto da raccontare. 5 giorni fa... dopo la scoperta alla miniera sapevo che c'era qualcosa di insolito e serviva un aiuto originale per le indagini. Fortunatamente sapevo dove cercare. Rango! Sei qui! Dove eri finito? Beans! Rango ci sta raccontando la storia dei frammenti di meteorite! Che? Zuccherino? Un momento! Vuoi una pietra magica? Dammi qualche prugna e un paio di minuti! Ci siamo! Vedete, Bad Bill vuole impossessarsi di tutte le pietre! Credo che qualcuno lo stia controllando! Allora, 3 giorni fa... fuori dal saloon, io e Vince avevamo deciso di portare la nostra amicizia su un altro livello. Rango! Rilassati, Vince. Improvvisamente, quel suono raggelante che nessuno vorrebbe sentire risuona. È Rattlesnake Jake! Vince, scappa! Altra di quelle pietre extraterrestri! Marziani! Ma è spaventoso! Qualcuno ha visto alieni in giro? Ehi, siamo di Albuquerque! Ora, ascoltate, non è finita! Gli eventi che sto per narrare potrebbero disturbare le persone più sensibili. 4 giorni fa... il sole stava tramontando, l'aria era asciutta e profumava di origano. Quando dal nulla, e in pochi istanti, qualcosa andò storto. Per evitare la fine, dovevo liberarmi, recuperare l'arma e liberare Vince. Vince! E fu così che salvai Vince e sconfissi il clan dei Sextodro. Ma ora la storia si complica. Ha detto ora si complica? 2 giorni fa. Ma certo!
Black usava i frammenti di meteorite per i suoi esperimenti illeciti ed immorali! E fu così che salvai Dirt dall'apocalisse degli zombie. Oh, ma siamo stati attaccati dagli zombie? Non credo di aver capito bene la storia. È una storia assurda. Gente, ascoltate! Non abbiamo molto tempo per svelare il mistero se vogliamo salvare il papà di Vince. Seguitemi attentamente. Proprio ieri il mistero dei meteoriti mi assillava. Sentì il bisogno di comunicare con il deserto a livello spirituale. Ma molti di voi questo non possono capire. Io posso capirlo. Lo faccio sempre. Dai, a ovest, alle pianure salite. Ovest? Intendi alle colline blu? Questa storia è mia. Un tempo strano, più caldo del solito. Lo sai cosa ti succede quando resti al sole troppo a lungo? Vince, questioni personali. Comunque, il sole mi stava opprimendo con un'intensità inconsueta. Cosa? Che cos'è? Beans alla chiave. Sai cosa devi fare? Così che arrivai ai confini della realtà. Andiamo. Hai provato a fare terapia? Eh? Che significa Vince alla chiave? Proprio questo è il punto. Apri una cassetta di sicurezza. Proprio così. Vince, tuo padre ha sparso in giro i frammenti. Non so perché, ma l'ultimo si trova in banca. Andiamo. Incredibile. Si stanno unendo. È assolutamente normale! Salvo! Che cosa sta? Io.
guarda, l'astronave. Darò un'occhiata. Aspetta, Vince! Da un sacco di tempo. Mi sei mancato. Questo è Rango. Ha trovato i frammenti del meteorite e li ha uniti in modo che... Che hai fatto? Mi ero sforzato tanto di nasconderli in modo che non li trovasse nessuno. Non andavano assolutamente uniti. Solo il mio tentativo di ravvivare un po' l'atmosfera generale. Ehi, è il papà di Beans! Torna! Che viva! Torna! Vamos, hombres! Chi l'avrebbe mai detto che sarebbe andato a finire così dopo un inizio tanto catastrofico?